Siamo sulla tre quarti, Gatti serve bene a sinistra, Cagliazzo che entra in area, il tiro di Cagliazzo da parte di Fiorini, Mariniello e il gol di Mario Mariniello, 1-0. La rete dell'insimo Toglia che sblocca il risultato proprio al 45esimo minuto. Con le mani alla ricerca di Cagliazzo, che Capardi va a recuperare il pallone, entra in area, la rimorchio Badu, Anthony Badu, 2-0. Assolutamente sì, ci voleva, dopo qualche settimana un po' così, ci voleva questa vittoria, soprattutto una vittoria penso convincente, che spero ci possa portare un po' di tranquillità, che è quello di cui abbiamo più bisogno. La seconda vittoria consecutiva in casa avete un ruolino di tutto rispetto, dopo la roboante vittoria per 6-2 nell'ultima gara è arrivata questa 2-0, anche un po' meno larga, ma forse è più convincente dal punto di vista della prestazione. Sì, io faccio un applauso ai ragazzi, però ci tengo a dire una cosa: per quanto riguarda le partite che abbiamo fatto precedentemente, noi forse ne abbiamo sbagliata una ad Ermada, che abbiamo giocato sicuramente sotto i nostri livelli, però ci hanno buttato la croce addosso un po' troppo, forse gratuitamente da parte di qualcuno, visto che vorrei ricordare che noi abbiamo pareggiato ad Anagni una partita in 10, abbiamo giocato 60 minuti in 10, abbiamo pareggiato una partita con la Latri qui in casa sbagliando un calcio di rigore e fallendo qualche altra occasione. Forse c'è stata un po' troppo cattiveria da parte di qualcuno, e io dico anche gratuito, infatti oggi faccio i complimenti ai ragazzi, già gliel'ho fatti nei spogliatoi.